Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Io sono Ilaria e oggi parliamo di shopping. Vedrete questo video diviso in due parti, anche se è nello stesso video, perché ovviamente ho fatto più di un ordine online, ma sto aspettando che mi arrivino le cose, quindi intanto che mi è arrivato questo vi faccio vedere questo, anche perché il secondo ordine, come avete letto dal titolo, è di Shein e quindi ci vorrà probabilmente un pizzichino di più. Quindi per ora apriamo il primo pacchetto, che è di ASOS. Ho preso un po' di cosine. Primo, due occhiali da sole. Adesso vi spiego anche il motivo. È un po' che non ordino più su ASOS. Prima, non so se vi ricordate, era un continuo ASOS. Adesso mi sono un po' placata, anche perché che bisogno c'è di comprare cose inutili sostanzialmente. Però quando ho fatto questo ordine c'erano un po' di sconti, un po' di cose, quindi ho detto ok. Allora, questo qui è il primo paio di occhiali, che è del marchio Vero Moda, pagati 15,15 al 20%, altrimenti stava a 19 euro. Non credo abbiano le lenti quelle certificate, no, mi sa di no. Però comunque, non so se vi ricordate, tempo fa avevo parlato del fatto che a breve, tra poco, vado a fare il laser correttivo per appunto togliere gli occhiali definitivamente. Ho già degli occhiali da sole ovviamente, però non li ho mai potuti mettere. Dopo questa operazione mi serviranno da tenere appunto per oscurare, no, la vista. Quindi ho detto ma sì, diamoci la pazza gioia degli occhiali. Allora, questo è il primo paio. Io dovete sapere che ho un fetish per le lenti graduate in questo modo qua, quindi che partono dal più scuro, poi si vanno a schiarire. Quindi questo occhiale in particolare mi piace molto, fa molto beach, molto moda. Credo di avere un viso abbastanza adatto per cappelli, occhiali, tutto questo genere di cose, quindi diciamo che molte volte non mi faccio neanche la domanda mi sta bene o meno. Però fatemi sapere o se devo rimandarlo indietro. Giuro che vi aspetto prima di fare il reso. E poi c'è quest'altro modello che forse potete intravedere, è di colore lilla, che l'avevo nel carrello da un po' di tempo. E sono di ASOS Design, occhiali da sole, occhi di gatto lilla, 9,95 euro, sempre al 20%, perché prima stavano a 12,50 euro. Io adoro questo genere un po' vintage. Ne ho preso un paio già quest'anno da Primark, giusto da buttare lì così, perché li ho in piscina, quindi insomma nulla di costoso, l'avrò pagato forse 3 euro. Però questi, vedete, hanno anche l'UV protection sulle lenti, quindi c'è anche la certificazione. E il modello è questo qui. Fatemi sapere anche di questi. Li adoro perché sono lilla opachi, cioè non so se notate, bellissimi. La forma la trovo stupenda, anche da, no, avere un po' così, che dite? Ha senso tutto ciò? Alla moda questi qua, e penso di tenerli. Sono molto più convinta di tenere questi che gli altri. In realtà però fatemi sapere. Poi ho preso questo, che è un anellino. In realtà già in uno scorso ordine di ASOS l'avevo preso, ma era troppo grande e invece io lo volevo mettere tipo da mignolo. Ed è un anello del marchio Kingsley Ryan, portafortuna in argento sterling con cristallo per i nati nel mese di aprile. Io adoro tutte queste cose personalizzate, lo sapete. Quindi l'ho presa, in più porta fortuna per quelli del mese d'aprile, quindi non lo so, Dio, mettimi una mano in testa, ti prego. Ve lo faccio vedere così, in realtà è molto, molto sottile, molto classico con questa pietrina. In realtà mi sta leggermente largo anche sul mignolo, però era la misura più piccola. Questo qui l'ho pagato 11,15 invece di 16 euro. Poi questo è un try on haul, quindi questi due prossimi articoli sono due capi di abbigliamento. Uno è un paio di scarpe, che vi riprenderò appunto dopo, e l'altro è questa maglia, che ho pagato 12,70 e costava 16,99, ed è una maglia di ASOS Design polo corta a maniche corte. Sulla modella è così. Io adoro le magliettine corte perché molto spesso io vado in giro con i pantaloni a vita alta e mettere dentro i pantaloni la maglietta più lunga fa tutti i bozzi, tutte cose. Quindi vado per quelle corte. Quindi la proviamo e la commentiamo insieme. Come misura ho preso una 44. Allora, questa è la magliettina in questione. Come vedete la manica corta, sì, è corta, giusta, carina, mi piace. Io poi ho una sorta di fetish per le magliette col colletto. In questo momento ho dei
spike e shorts, quindi insomma potete vedere un pesettino di panza. Se non avessi seno sicuramente sarebbe andato meglio. Probabilmente appunto tornerà indietro. E poi vi faccio vedere l'ultima cosa, che appunto sono queste scarpe, perché ultimamente avevo un po' di cerimonie, comunioni, battesimi, ma io non ho scarpe con il tacco. Ho detto ma sì, proviamo questa ebbrezza. Mi sono pentita nel momento in cui le ho ordinate praticamente e sono arrivate, perché il tacco è gigante, cioè è altissimo. Nonostante la platform sono nere di vellutino, secondo me il prezzo è esagerato, perché 40,99 euro, anche perché è in camoscio sintetico e l'interno è in tessuto, quindi non c'è pelle, non c'è niente. Quindi siamo giunti alla fine della prima parte. Questo era tutto quello che appunto ho preso su Asos. In realtà è poco, lo so, però non c'era nulla che mi ispirasse. Sicuramente spero andremo meglio con Shein, quindi arriva adesso la seconda parte. Ed eccoci arrivati alla seconda parte del video haul barra try on haul. Questa sarà tutta la parte dedicata a Shein. Vedrete i vestiti indossati uno per uno. Io li ho già aperti, più che altro ho controllato che fossero tutti i pezzi, tutte le cose, però non li ho ancora provati. Quindi avremo la prova definitiva indossandoli. Spero di aver azzeccato quantomeno le taglie, non lo so, perché su Shein è sempre un po' un tarnallotto. Non sai mai che cosa ti arriva, se una cosa che effettivamente anche solo lontanamente somiglia a quello che vedi sul sito, o in che taglia ti arriva effettivamente, perché le misure a volte sono molto strane. Mi è capitato di prendere una S come una tripla XL, ma calzavano tipo uguali, quindi non lo so, è sempre un po' così. Stavolta ho cercato un po' di sperimentare con le cose che ho preso, quindi non mi sono tenuta sulle mie solite cose nere basic, ma ho esplorato un po' altri stili. Il nero c'è sempre, quello non vi preoccupate, però stiamo a vedere, anche perché neanche mi ricordo onestamente. Prima tra tutti c'è questa collanina. Io adoro questi pezzi qua di Shein che hanno, vedete, più di una catenina, però con la stessa chiusura, quindi ogni volta non devi stare a chiudere tre, ma è soltanto, vedete, unica. Stavolta l'ho presa così, con le stelline. Questa è una catenina normale, poi c'è una piccola luna sotto. Questa è una mezza lunghezza, molto carina. Questa qui l'ho pagata 1,12 euro. Peschiamo totalmente random i pezzi. Credo sia il toppino. Quello che mi preoccupava più che altro per una questione di coppe, perché le ha disegnate. Vi faccio vedere come dovrebbe essere dall'applicazione, insomma. Pagato 3,55, perché poi su Shein ci sono sempre un sacco di coupon, cose che potete inserire. Preso la misura L. Questo qui è il pezzo in questione. Rido perché non mi entreranno mai le robe qui, però è molto carino il design. Se avete un seno piccolo e non abbondante sicuramente vi veste bene, starete poi anche vedendolo indossato e sicuramente avrò avuto qualche piccolo problemino, diciamo, di incastrare tutto nei confini, capite? Anche il materiale ci sta. Poi, secondo acchiappo misterioso, questa è una cosa nera, tanto io o vado sul viola o sul nero. Questo qua è un vestito, poi appena vi faccio vedere delle cose nere mi si illumina lo schermo d'immenso. Comunque questo è un vestito di quelli super fascianti stretti nero, con il colletto stile tipo dolce vita, vedete, questo stile così, e questo l'ho pagato 8 euro. Ho preso una M e staremo a vedere come mi sta. Sicuramente fasciante sarà fasciante, perché sì, non so se avrò il coraggio di uscire così tanto fasciata con un vestito del genere. Mi preoccupano sempre molto le cose fascianti, cioè mi piacciono tanto, ma anche sulle ragazze curvi, capite? Cioè non è quello il problema, non lo so se la mia mente può processarlo, però sicuramente è un capo basic, anche solo per metterci dei cardigan sopra, capito? Senza esporsi troppo. Poi questa è la camicetta, me lo ricordo, pagata 12,45. Ho preso un XL perché la volevo bella over, e tra l'altro è della linea Daisy e dovrebbe essere così. E ora mi sta sorgendo effettivamente un dubbio, perché la vedo corta. Dovremmo provarla, però ve la faccio vedere. È un misto di tessuto camicia e lanicioso, non lo so. Vediamo se c'è scritto, ma in teoria ci dovrebbe essere scritto. Vabbè, poliestere non avevamo dubbi. Comunque il colore mi piaceva un casino. Poi, altro capo nero, non avevamo dubbi. Ah, ok, questo me lo ricordo. È quello a maniche corte con tipo il nodo. Di questo ho preso un L, lo starete vedendo indossato. Non sono certa, più che altro perché ho letto alcune recensioni che dicevano che non fosse proprio aderente sotto.
8. In ogni caso l'ho pagato 10,68. Poi questo è un altro vestito. Più che altro ho cercato di vederne di più a maniche lunghe perché non li ho. E mi piace un sacco questo stile qua. Vedete com'è? Ha questo tessutino tipo semitrasparentino, però sotto non è velato, insomma è coperto. E sono velate invece le maniche. E poi ha le balze sulla gonna con il punto vita più stretto. Ho paura che stringa troppo nella fascia del seno, perché di solito questi modelli lo fanno. Poi non ha un tessuto particolarmente elastico, quindi ho preso una L e l'ho pagato 15,12 euro. Poi un'altra cosa, oh, viola. Non avevamo dubbi. Stavolta è lilla, più lilla. Questo, se non erro, era al completo. Sì, set camicia con bottoni e pantalone, 19,57, quindi un botto. Visto sul sito mi ispirava, però non lo so, non so poi su di me come effettivamente potrebbe essere. Il tessuto è bello, perché è bello, quindi vedendolo indossato magari vi farete un'idea. Però sono preoccupata per il pantalone, perché questi tessuti non è che rendono proprio giustizia. Poi passiamo al nero stavolta, facciamo uno switch. Questo è un altro vestito? Un altro vestito. Ah, questo mi ricordo, era troppo carino sul sito. Le maniche larghine, insomma, un po' abbombate qui. E poi la gonna sempre con le balze. Di questo ho preso una L, anche perché avevo letto che il tessuto non fosse elastico. Sul sito sta a 14,24. Ovviamente io vi parlo sempre dei prezzi che ho pagato io col coupon, perché poi, ad esempio, questo qua costava 16 altrimenti. Altra cosa nera. Oddio, che cos'è? Non mi ricordo. Ah, ho il toppino, quello intrecciato sotto, me lo ricordo. Che è fatto così, in realtà è molto semplice, però sembra molto corto. Con le maniche sempre, vedete, con lo sbuffettino qua. E poi dovrebbe avere questa parte sotto che tipo ti intrecci in qualche modo. Questo l'ho pagato 7,11. Questo è un altro vestito, per forza. Tra l'altro di un tessuto morbidissimo. Di questo ho preso una M però, perché boh, mi sentivo magra probabilmente. Ed è sempre molto attillato, però la parte sopra fatta tipo a pipistrello, con le maniche un po' più strette qua. Poi punto vita arricciato sui fianchi e dovrebbe scendere aderente. Questo 10,68. Vabbè, ma la tizia gli sta bene per forza. Cioè, dovrebbe essere una cosa del genere. Ah, ok. Questo, ragazzi, è il pezzo per cui sono più in hype. Però io non l'avrò toppato perché sarebbe troppo figo. 17,78. Che è così. Si vede qualcosa? Magari questo lo vedete meglio indossato. Che praticamente ha una sorta di tubino sotto e poi c'ha questo tessuto di rete elastico sopra, che vedete tutto fasciante, bello lungo. Questo è super fuori dalla mia comfort zone, però magari è figo e ci esce fuori qualcosa di buono. Io vedo sempre gente che trova cose pazzesche su Shein e poi ci sono io. Ah, questo è il maglioncino. Non lo apro perché l'altro giorno mi ha fatto tutti i pelucchi in giro per la camera. Sono stata 3 giorni a pulire. Ma l'ho pagato 12,45, taglia L. Sembrava troppo figo. Però non percepisco buone vibes. Non lo so perché. Poi, qui la strada è ancora lunga. Questo qui è il completo camicia e pantalone, che ho pagato 22,94, stava 26 euro. Ho preso un XL perché lo volevo largo, ho detto ma mi starà. Però mi sono appena accorta che effettivamente il pantalone ha il bottone, quindi cioè sulla tizia qua è figo, è quello che ti frega, capito? Perché te lo vendono così, ma poi è come lo starete vedendo indossato da me. Quindi non so quanto ci abbia senso, spero di essere riuscita a chiudere il pantalone. Che vita di stenti, ragazzi. Ah, questi! Non so perché li ho presi, devo essere onesta, perché io odio sta fantasia. Se tie-dye si chiama, se non sbaglio. E c'ho già una maglia così. Ah, potrei abbinare la maglia. Però non la metto mai perché non lo so, non mi ispira. 12,45, misura L. Sì, tie-dye si chiama. Staremo a vedere, anche perché l'elastico mi sembra bello elastico, quindi qui non dovrebbero esserci problemi di taglia. Qui abbiamo un altro vestito. Non mi dire, Laria, che è successo? Ah no, è una gonna. Perché ho preso una gonna? È nel mio ordine questa gonna. Mi sembra strano che abbia preso una gonna. Ho preso una gonna, vabbè. L, 10,68 euro. Ma è veramente inutile insulsa, ragazzi. Cioè, è una gonna semplicissima così,
con l'elastico. Sapete, a volte mettete delle cose nel carrello, magari, oppure neanche ve ne accorgete, poi io ho il brutto vizio di non ricontrollare gli ordini prima di farli, quindi... Ok, siamo verso la fine. Abbiamo questo, che è un pantalone, mi piaceva perché era tipo stile cargo, però in tessuto da tuta, insomma, un tessuto molto elastico, molto morbido. Ripeto, come conciano queste, sembrano sempre fighi, cioè come li giri, 11,56. Ho preso un L, ultimo pezzo, e come potete vedere dal colore è una cosa bicolore, che però ho preso una scammata assurda, perché dalla foto sembrava un tessuto da tuta. In realtà mi è arrivata una cosa tipo felpata, quasi un tessuto teddy, no? Con il peletto. È molto pesante come materiale. Se lo tengo lo metto in casa e basta, perché per uscire, avendo questo tessuto molto doppio, ingrossa tantissimo. E l'ho pagato 15,12 euro. Detto ciò, il nostro pacco è stato svuotato, il nostro... O l'è terminato, non lo so, o ho perso il mio tocco, ragazzi, non so più fare shopping online. Oppure semplicemente non mi serve veramente nulla, quindi quello che prendo è più per vedere se dovessi trovare qualcosina. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è stato un capo, qualcosa che vi è piaciuto particolarmente. Ovviamente io cercherò di rimettervi link qua sotto di tutte le cose che vi ho fatto vedere, almeno se siete interessati a qualcosa potete andare a ricercare tutto. Detto ciò, vi mando un bacio grande grande e ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao!